Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. In questo video voglio parlarvi di un anime che mi ha preso tantissimo in quest'ultimo periodo, ovvero Black Clover. Voi direte, ma che nome del cazzo? Sì, all'inizio in realtà l'ho pensato pure io, pensavo fosse una di quelle robe, tipo una scopezzatura da qualche anime. Invece no, un anime veramente molto interessante. Con un setting e con una storia veramente bella. Ah, ragazzi, se vi steste chiedendo perché c'è il gameplay di Xenoverse in sottofondo, perché io non posso prendere le clip dell'anime, dato che, come è successo al mio caro amico Obogul, ciao Obo, ovvero che ha messo tipo 2 minuti di clip di un anime e ci ha parlato su, facendoci appunto un elaborato su, secondo YouTube questo qua è possibile, è fattibile, appunto gli è stato tolto il video e gli è arrivato un copyright strike. Il video non era neanche monetizzato. Quindi mi chiedo come persone come Marcus Revenge, Yamcha Super Saiyan e Sirius World possono continuare la loro carriera su YouTube. Questa gentaglia, perché gentaglia è, prende clip dall'anime, le ricarica, magari fa 2 taglietti del cazzo, tanto per dire: "Ehi, ci ho lavorato 5 secondi!" Lo mette il video su YouTube e si fa fama, gloria, si fa magari 15.000 iscritti. 50.000 visual al video, e una persona come me, come Chroma, come Victini, come Stickman, non dico Godex perché appunto le visual le fa, una persona pure come Obogul, questi risultati, tranne gli iscritti per Chroma e Obo, non li raggiunge, o perlomeno non li raggiunge facilmente. Questo perché queste persone, lavorando poco, riescono a fare tanti risultati con clip che non sono neanche loro. La cosa divertente? Che si parano il culo col fair use. Fair use o meno? Siete delle merde, perché vi fate fama prendendo clip da cose che non sono vostre, e nel frattempo che una persona invece fa un elaborato sulle clip dell'anime, cosa succede? Loro sono tranquilli. La persona che fa un elaborato sulla clip dell'anime si ritrova con uno strike e col video rimosso. Il caro Marcos Revenge, sapete cosa ha fatto? Ad un ragazzo, Maestro Muten, creando appunto un canale chiamato Maestro Muten Revenge, che è per istigarlo, dato che lui, Marcos Revenge, quando pare sta sul cazzo a mezzo mondo. A quanto pare, dato che questo Muten ha preso i video di Marcos Revenge e li ha ricaricati, gli sono arrivati gli strike. Quindi tu, Marcos, non ti fai schifo da solo, veramente? Non ti fai schifo? Cioè, tu prendi i clip dall'anime, fai i tagli, cosa succede? Mandi gli strike. Dopo che carichi i video che non sono tuoi, ti fai la fama, ti fai gli iscritti, ti fai le visual ed inoltre mandi gli strike di video che non sono tuoi. A me queste persone stanno sul cazzo, ragazzi. Scusatemi se vi ho annoiato con queste piccole cose, però perdonatemi. Un'altra cosa, se non c'è la mia webcam, perché purtroppo si è rotta, devo vedere se riesco a sistemarla, oppure se riesco a recuperare magari la reflex di mio padre, perché se no non posso utilizzare appunto la facecam. Ragazzi, detto questo, vi lascio al video. Scusatemi se vi ho perso sto tempo. Black Clover, un anime che ha cominciato da poco. Se non erro, siamo arrivati all'episodio 8 o all'episodio 9, non ricordo bene ora. Ho visto io fino all'episodio 7 e devo dire che mi sta piacendo sempre di più. È un anime fresco, bello da vedere, e che nonostante comunque diciamo sia cominciato da poco, riesce a tenere ben attaccati allo schermo. Se c'è una cosa che mi piace è che il tempo che scorre nell'anime lentamente. Io onestamente, tipo con Sword Art Online, Attack on Titan, tutti questi anime, ho notato una cosa: con gli anime più recenti, con 24 episodi, forse fanno pure 2 stagioni. Questa cosa a me onestamente non piace, proprio perché secondo me un anime deve avere una durata abbastanza lunga. Conviene sia agli sviluppatori, conviene sia ai disegnatori, agli sceneggiatori, comunque ai produttori dell'anime, sia pure a noi fan, perché comunque lo seguiamo pure con piacere. Ovviamente, certo, ci sono casi in cui è meglio concluderli prima gli anime. Un esempio palese è Sword Art Online, che seppure a me stia piacendo tantissimo ed è piaciuto tantissimo, secondo alcuni la seconda saga, quella di Fairy Dance, va a rovinare tutto. Io non la penso come loro, però onestamente, se tutti lo dicono, magari un motivo c'è. Ed è proprio vero, a volte le cose brevi sono le migliori, anche se nel caso di Black Clover io spero che duri tanto, perché si può parlare comunque di tantissima roba. Perché vi spiego un po' la trama, così magari capite. La trama è abbastanza semplice.
ci troviamo in un mondo dove la magia appunto è al centro di tutto, della vita quotidiana. È un ragazzo, Asta, è privo completamente di magia e quindi proprio lui non può utilizzare poteri magici, proprio non ha mana. Al contrario di lui, il suo amico, Yuno, è dotato invece di una grandissima forza magica. I due fin da piccoli sono sempre stati dei rivali e hanno deciso di competere per il ruolo di imperatore magico, che è praticamente la più alta carica del regno, quindi diciamo come una sorta di re. Questi due ragazzi, dopo essere cresciuti, partecipano alla cerimonia della consegna del Grimorio. Il Grimorio cos'è? È un libro magico che permette di utilizzare i propri poteri magici, quindi facendo degli incantesimi più complessi. Arrivato questo giorno, Yuno viene scelto come proprietario, come prescelto appunto del Grimorio a quattro foglie, ovvero un Grimorio molto potente che è utilizzato dagli imperatori stregoni o comunque dai più potenti al mondo. Asta invece resta senza Grimorio, dato che in lui è assente il mana, e quindi finita la cerimonia viene deriso da tutti. Asta, dopo aver raggiunto Yuno, insieme al suo amico appunto, viene attaccato da un mago che subito appunto si sbarazza di Asta, giustamente perché comunque non ha poteri, e che combatte contro Yuno cercando di ucciderlo. Per difendersi Asta continua a combattere fino alla fine, e all'improvviso gli compare un Grimorio mai visto, un logoro, è un Grimorio a 5 punti, un pentafoglio si può dire, e comunque è una cosa molto rara. Infatti il Grimorio a 5 punte rappresenta il male. E praticamente dal Grimorio fuoriesce un demone che consegna ad Asta una spada nera con la quale appunto può annullare la magia. Ottenuta la spada sconfigge il nemico. Yuno e Asta, il quale appunto Asta si allenava segretamente tutti i giorni cercando di compensare la sua mancanza di mana con un'enorme forza fisica, appunto riuscendoci, ottenendo una grande velocità e una forza fisica impressionante, quindi i due amici decidono di partire per diventare dei cavalieri magici. Dopo essere arrivati alla capitale avviene l'esame. Asta fa schifo in tutte le prove, mentre Yuno comunque si fa valere in tutte. Arriva il momento degli scontri finali. Asta sconvince un nobile praticamente spaccandogli la barriera e colpendolo con la spada. Poi Yuno si fa valere sempre nello scontro, sprigiona dei poteri spettacolari e vince. E niente, Asta all'inizio è stato rifiutato da tutti gli ordini dei cavalieri, tranne quando il capo del Toro Nero non lo affronta, tra virgolette. Infatti gli dice: tu vorresti diventare imperatore magico nonostante tu non abbia appunto del mana? Come pretendi di diventare pure più forte di noi cavalieri? Dai, proprio ora che mi hai davanti, di che vuoi diventare più forte di me. Di che vuoi diventare più forte di tutti. E Asta, sorprendentemente, non è che si tira indietro, stringe i pugni e urla di voler diventare il migliore. Sì, perché Asta urla tantissimo in quest'anime, praticamente. E questa cosa, ragazzi, è uno degli insegnamenti più grandi che si può avere nella vita. Quello di superare i limiti ogni giorno è qualcosa di bellissimo, mi ha fatto emozionare questa parte, veramente. E quindi il capo del Toro Nero invita appunto Asta nel suo ordine, appunto. Yuno invece viene invitato nell'Alba Dorata, che è appunto l'ordine più prestigioso e potente. Ecco, questa è la trama. Beh, che dire, a me personalmente è piaciuta tanto. Guardare gli episodi è pure molto gratificante e ti lascia comunque degli insegnamenti alla fine. E devo dire che è un anime giovane che farà tanta strada, secondo me. Parlando delle animazioni nel dettaglio, posso dirvi tranquillamente che sono fantastiche. Non perfette, ovviamente, perché qualche frame magari brutto ci può essere, è normale. Però onestamente questo anime come animazione ci sta tantissimo. Poi i personaggi, ragazzi, madonna santa, caratterizzati benissimo. Ci sono i membri della Gilda del Toro Nero che sono tutti simpaticissimi, tutti con delle storie interessanti, tutti con un carattere diverso ed originale. Poi ci sono i nobili che hanno quel carattere in comune di essere snob, appunto. C'è Asta che non si arrende mai, che urla come il bastardo. C'è Yuno che invece accetta Asta nonostante non abbia poteri, lo accetta come suo rivale perché sa fin dove si può spingere Asta e quanto può combattere per raggiungere i suoi obiettivi. Che dire, ragazzi, i personaggi sono spettacolari. Poi abbiamo un altro personaggio di cui volevo parlarvi, che appunto è Noel Silva, che è
una ragazza, appunto una nobile, che è la sorella, appunto, del capo di una gilda di cui non ricordo ora il nome, però era tipo all'argentata, una cosa del genere. E appunto lei è disprezzata dalla sua stessa famiglia, e infatti non è stata invitata da nessun gruppo, da nessun ordine, tranne appunto da quello del Toro Nero, perché non riesce a controllare i suoi poteri. All'inizio si comporta con Asta in un modo snob, chiamandolo insetto, definendolo un incapace perché non ha mana. Però poi, dato che Asta capisce che lei non sa controllarsi ed è discriminata come lui, si stringe un rapporto di amicizia, quasi amore, tra i due, dato che appunto lei inizia a provare qualcosa per Asta, ovviamente nascondendolo, quello che succede praticamente in tutti gli anime. E niente ragazzuoli, questo video può finire qua. E vi ringrazio di averlo visto fino alla fine. Spero di avervi indotto la voglia di vedere questo anime fantastico che merita veramente tanto. Vi invito a lasciare mi piace, commentare e condividere il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai nuovi video. E vi invito ad entrare nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione, dove potrete parlare con me e gli altri The Riddles. Inoltre, vi invito a seguirmi su Instagram, dove pubblicherò qualche foto riguardo alle mod e riguardo ai video. E niente ragazzoli, noi ci vediamo ad un prossimo video di una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!